Ai punti forse avrebbe meritato il Castelfidardo, ma un primo tempo a tutta non può certo bastare per portare a casa i tre punti contro il Real Giulianova, che in fase difensiva propone un catenaccio vecchio stile con cinque difensori allineati che non lasciano spazio alle bocche di fuoco biancoverdi. E allora ecco che al triplice fischio del direttore di gara Bocchini di Roma, lo 0-0 sembra essere il risultato più giusto e sicuramente i due punti persi peseranno nell'economia per la corsa playoff. Tra le fila fidardensi, il grande assente nel pacchetto offensivo è Giampaolo. Allora spazio per Pepai e Braconi, che risentono della marcatura asfissiante dei tre baluardi difensivi del Real. Invece Giambè è l'uomo più pericoloso fino al momento della sostituzione. Particolare elogio anche alla difesa locale, che ha concesso poco nulla al duo Paudice-Barrafante. Nonostante un risultato che lascia presagire sbadiglia gogo, i ritmi sono subito alti con il Castelfidardo che legittima la prima mezz'ora, producendo anche alcune palle gol. La prima sull'asse Corcione Giambè, ma quest'ultimo non inquadra la porta. Poi al 12° Braconi, che riceve rasoterra un pallone al centro ma spara alle stelle. L'uomo più pericoloso per i biancoverdi è Giambè, cercatissimo dai propri compagni. Al quarto d'ora sfonda la difesa, serve Braconi che da buona posizione calcia addosso al portiere. Al 21° il 10 locale si mette in proprio, doppio passo, ubriaca e salta il suo marcatore, la conclusione però non è irresistibile, Mora para e spazza la difesa. Al 32° ancora Giambè, bellissima palla di Cusimano in profondità, ma ha chiesto troppo al potente tiro che esce di poco alto. Avesse segnato sarebbe venuta giù tutta la tribuna, che ha potuto riabbracciare i tifosi biancoverdi accorsi numerosi nello stadio, facendo registrare quasi il sold out per la capienza massima possibile. Passata la mezz'ora, il Castelfidardo cala il proprio ritmo, allora, seppur in affanno, viene su il Real, che ha due buone occasioni per passare in vantaggio. La prima, al 36°, Tedone mette al centro per Barlafante, che non ci arriva ad un soffio, con la palla che attraversa tutta l'area. Dopo invece Massetti, che ha una ghiotta palla gol, ma David di piede chiude lo specchio. Nella ripresa passano appena 2 minuti e uno scatenato Mataloni si beve tutta la difesa giallorossa, fa tutta la perfezione, poi sbaglia la cosa più semplice, si trova la porta davanti ma riesce a calciare dove c'è Mora. Sulla ribattuta, conclusione da dimenticare. Ghiotta chance mancata. Nonostante un leggero venticello, il caldo e la stanchezza hanno il sopravvento sui protagonisti in campo. Azioni da gol non ci sono fino al 28°, quando De Cerchio, con una timida conclusione da fuori, impegna David. È sempre il numero 7 giallorosso l'uomo più pericoloso per i suoi, quando al 38° si porta dietro l'intera difesa biancoverde e, seppur in precario equilibrio, riesce a concludere con David che si distende. Al 45° occasione per il Castelfidardo, a rimorchio arriva Sant'Angelo che spara alto. Il brivido finale a Castelfidardo lo fa avere David, che temporeggia troppo in uscita, attende la palla in aria, ma Paudice si avventa in modo falloso e il fischio dell'arbitro è un sospiro di sollievo e pochi secondi dopo ne arrivano altri 3 che sanciscono la fine dell'incontro con un Lauro che nel post-gara si ritiene soddisfatto della sua squadra. Mister, un Castelfidardo che oggi ha faticato a trovare spazi in una difesa 5 del Real Giulianova, però tutto sommato la prestazione c'è stata. No, la prestazione c'è stata, loro erano molto chiusi e bravi a ripartire in contropiede sugli errori nostri. Dovevamo avere un po' più di pazienza e un po' più di qualità, diciamo, nelle ultime 25 metri, dove abbiamo sbagliato un po' di situazioni, dovevamo essere un pochino più bravi. Primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, dove abbiamo concesso delle ripartenze e ci hanno fatto correre dopo all'indietro. Abbiamo fatto tanta fatica dal punto di vista fisico nel secondo tempo, nel senso l'abbiamo pagata un pochino queste corse all'indietro su ste palle regalate su errori abbastanza semplici. Però va bene, i ragazzi hanno fatto una buona partita fino alla fine, ci hanno provato, hanno fatto di tutto per cercare di vincere. E non era facile, lo sapevamo, perché comunque una squadra contro le squadre chiuse, anche fisiche, perché comunque anche una squadra fisica non è semplice trovare il gol. Mister, comunque resta l'ottimo campionato del Castelfidardo, no? No, ma quello non, ai ragazzi non glielo toglie nessuno, quello che hanno fatto. È chiaro che mancano 3-4 partite, adesso 3, e quindi fa piacere, cioè, continuare a far bene, a vincere per star lassù, per magari raggiungere un obiettivo, poi magari i playoff non li faranno neanche, però il senso è comunque di continuare a lasciare qualcosa di buono, di positivo, oltre a quello che hanno fatto fino adesso. Quindi, anche perché hanno fatto un campionato strepitoso, secondo me,
Quindi si meritano ancora di star lassù e di provare a raggiungere, chissà, un posto in classifica onorevole. Allora, De Cerchi, uno dei migliori per il Real in campo, diciamo avete fatto la partita che volevate, ben chiusi dietro e poi avete provato a colpire in ripartenza. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, questa partita l'abbiamo preparata così, il nostro punto di forza sono le ripartenze, che ormai è già da tempo che iniziamo a giocare bene, senza difficoltà. E loro abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, ma già lo sapevamo, già ci ricordavamo dall'andata, il loro forte era il fraseggio, tutti quanti in zona palla, quindi noi non è che ci siamo chiusi, però eravamo molto attenti sulla fase difensiva e poi con le ripartenze è il nostro punto di forza. Avete iniziato un po' così, un po' in sordina, poi anche a fine primo tempo due o tre buone palle gol e poi anche all'ultimo l'episodio di un rigore, non rigore con Paudice. Sì, abbiamo sofferto allora innanzitutto il caldo, poi siamo a fine stagione, quindi non devono mai mancare gli stimoli perché comunque fa parte del nostro lavoro, quindi del nostro futuro, dobbiamo fare al massimo fino all'ultima partita, anche se la salvezza ormai è stata raggiunta. Però sì, abbiamo creato, potevamo fare molto meglio come si può fare sempre meglio, però appunto abbiamo incontrato una squadra organizzata che si difendeva bene. L'ultimo, sinceramente lo devo rivedere quello di Paudice, però secondo me non è rigore, perché comunque il portiere si mette avanti, il portiere non lo puoi toccare in aria, quindi è giusto così.